episodio. Andromeda. Oh, notte sacra! Che lungo viaggio intraprendi, percorrendo col carro le regioni stelliformi del sacro etere, attraverso la veneranda dimora degli dèi. Ma perché il destino ha rifilato una tale quantità di disgrazia a me, Andromeda, che sventurata sto per crepare? Mi ascolti? Ti prego, Eco, tu che risiedi nelle grotte, smettila! Lascia che mi invada il desiderio di pianto con le mie compagne. Vedi, non sto parlando tra ragazze della mia età, ma inchiodata da grosse funi sono imbandita come carne da banchetto per un mostro. Non piangetemi con una marcia nuziale, ma con canti di prigionia, perché poverina soffro, disgraziata che non sono altro. Sofferenze e sciagure innominabili che i miei parenti mi hanno inflitto. Compiangete me, che imploro un marito mortale, e invece mi consumo in un lamento innaffiato di lacrime di morte. Spietato è colui che, pur avendoti generato, o fanciulla più sventurata tra i mortali, ti spedisce agli inferi, in nome della patria. Piangi insieme a me, poiché colui che soffre, quando rende gli altri partecipi delle sue lacrime, è alleggerito in parte dai suoi dolori. Quale destino un demone generò per me? Oh, se un astro fiammeggiante del cielo annientasse me, l'infelice! Non mi è più caro vedere la fiamma immortale del sole. Da quando sono stata qui appesa e travagliata da terribili dolori, davanti ho solo un viaggio rapido nella terra dei morti. Volteri! A che parte del paese siamo capitati? Con il mio veloce calzare, in mezzo all'etere di abbonatia, con il piega d'acqua, il flusso del mare, sulle leggi, io, Perseo, navigo verso Argo con la testa della Gorgone in mano. Oh, che vedo? Un'altura rocciosa circondata dalla spuma del mare e una figura di ragazza. Forse una statua di pietra ruvida, naturale, opera di una mano maestra. Ragazza, chi sei? Perché sei incatenata? Taci, ma il silenzio esprime male i pensieri. Ragazza, chi vuole vedere che sia presa? Chi sei tu? Che hai infiltrato il mio dolore? Straniero, compatisci questa disgraziata! Scioglimi dalle catene! Ragazza, se ti salvo, mi sarai riconoscente? Portami via, o straniero! Serva, voglio schiava a tuo piacere! Non strapparmi il pianto facendomi sperare. Certo, l'avvenire è una preoccupazione quotidiana, perché l'attesa delle disgrazie è peggio delle disgrazie stesse. Possono succedere molte cose nella vita che non ci si aspetta, ma è dolce ricordare delle pene quando si è di sano. Io non ho mai gioito delle disgrazie altrui, per timore che capitino anche a me. La giovinezza mi eccitava e il coraggio superava il senno. Generalmente la fortuna degli uomini dipende però dalla volontà degli dèi. Non vedi dove va la volontà divina? Da un giorno all'altro spinge la gente in direzioni diverse. Uno era ricco, ma un dio l'ha oscurato e non è più nel novero delle persone in vista. Ondeggia la vita, ondeggia la sorte, secondo il soffiare dei venti. Vedo un enorme mostro marino venuto dall'Atlantico precipitarsi a passeggiare con la ragazza. Ah. 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 Obbedisci alla Gorgone! No.
dica te, Eros, tiranno degli dèi e degli uomini, insegna alla bellezza a non mostrarsi bella, o dai una mano agli innamorati che soffrono pene per colpa tua a raggiungere la felicità. Se fai così, sarai onorato tra gli dèi, altrimenti proprio il tuo insegnamento ad amare ti priverà delle gratificazioni in tuo onore. Quinto frammento, ve ne ero conto.